Partito, buongiorno Francesco. Buongiorno. Abbiamo mandato con papà stamattina, sei contento? Sì, il nostro Jacobs, ragazzi. Il nostro Jacobs. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che ci abbiamo. Vediamo, Corriere della Sera. Che dice il Corriere della Sera? Cacci loro. 4-0 che si hanno fatto, 4-0. Pure in diretta ti hanno segnato mentre li riprendevi. Ma... ho visto ieri. Ma visto ieri. Allora, no, ragazzi, la notizia del giorno è, ragazzi, ICI, questa. Sì. ICI sui beni, tranne i luoghi di culto. Tranne i luoghi di culto. Pagare l'ICI su San Pietro mi sembra. Però potrebbero, quando è momenti di neve, potrebbero far entrare tutti i barboni. L'abbiamo detto. Però l'hanno fatto, abbiamo detto. Qui si dice solo, ma si abbiamo detto. Che vogliamo fare? Vogliamo andarle a aprire noi queste chiese? Che dobbiamo fare? Vedi? Tutti i giornali, tutti i giornali. Poi c'è il tuo Zagor che è uscito. Ce l'hai? Zagor, ragazzi, è uscito Zagor oggi per il numero uno a colori. È il numero uno a colori. Il numero uno, incredibile. Zagor Tenai, lo spirito con le scure. Amici Pischelli che non avete mai visto Zagor, prendetevelo questo oggi, così ve lo leggete. Noi sognavamo con Zagor. Chi di noi non è voluto? No, e mica sono nato così. Io ho sognato con Zagor, con Tex. No, come Zagor, io soprattutto noi sognavamo con Criminal, con criminal, c'era la donna, c'erano i donni. No, con Zora sognavamo. Zora sognavamo. Ma ce l'hai Zora per caso? No? Zora. Lando, erano quelli che erano Lando. Allora, altre cose che ci abbiamo qua. Gira Corriere. Gira, vada a Strasburgo. Italia rallenta. Ancora entrata in recessione. Andiamo con questa recessione. Contro la Venezia. Strasburgo, vai, gira. Ci abbiamo niente qua oggi. Non niente, c'era ieri, c'era c'è pubblicità, Fornero, articolo 18, non ci sono opt-out. Ammortizzatori sociali. Giù sempre no le Olimpiadi a Roma pure. Ecco. No le Olimpiadi a Roma per me è stata una scelta giusta. Allora, per te è stata. Da romano sì, mi dispiace, però è stata una scelta. Dispiace giusta a tutti che però poi. È stata una scelta. Alla fine allora mettiamoci nei panni di Monti, no? Allora gli fanno questa richiesta, quello dice, se dico sì, e mi massacrano da là. Se dico no, e mi massacrano dall'altra parte, quindi la situazione almeno, diciamo, ora, avuto coraggio, diciamo, dico no, così almeno risparmiamo. Risparmiamo, che è sicuro che risparmiamo, perché in tutti gli stati come fanno dei segni, non riesco a capire che devo fare, che devo certo dire? Certo che Olimpiade a Roma per i romani, sapete, no? Sarebbe stato bello, lavoro in corso, lavoro in corso, lavoro in corso, lavoro in corso, però dall'altra parte vedi tu dici un po' di lavoro per tutti, dall'altra parte l'immagine, l'Italia poteva bello per noi romani, l'Italia sarebbe potuta essere, che ne so, poteva essere uno occasione pure, sì, oh. Sì, vabbè, sì, però io avrei votato no. Per motivi personali. Noi siamo una realtà, noi italiani, non ci rendiamo conto nel mondo come siamo stimati, come buongiorno, ci apprezzano. Signore. Siamo stimati? E come ci apprezzano. Non tutti ci apprezzano, Non tutti ci apprezzano, magari perché chi sono ci apprezza, quelli che... però pure per un po' perché di perché tanti italiani non ci vanno, diciamo, magari sì. Dai. Però l'Italia ma no, è certo che abbiamo che dovrebbero manifestazione canore proprio canore. Vabbè ragazzi, qui oggi non siamo in forma, vedo che non siamo in forma, oggi non siamo in forma, non siamo in forma oggi, non siamo in forma oggi, non sappiamo che di che parlare oggi, ma di che parliamo oggi? Non si sa. Di che parla? Pubblicità dietro è molto non bella. Si tutti sa. Tutti dalla stessa cosa. Non tutti dalla stessa cosa. Oh, parliamo di annunci economici, non lo so. Sì. Di che cosa parliamo? Parliamo di questa bella copertina che ho visto qua. Guarda che bello. Dove stavo? Mi sono perso la copertina che ho visto prima, ragazzi. Non è possibile. Eccola qua, guardatela qua. Guardate. La ex... Guardate che bella questa. Non so perché poi, guarda che occhi, ragazzi. Indovinate chi è? Russell Crowe? Chi no. È? Ma pure questa è lei? Sarà lei? Incontri dice... segreti. Sì, giochiamo a Berlusconi e l'infermiera. questo è il male. Questo è bello, vabbè. Partitopoli, soldi magnati. Qui adesso escono anche album fotografici, sì, vedi di Cava Roma. Copertine d'Alessio e la Tatangelo. Poi qui c'è Belen seminuda.
Poi chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? Ci abbiamo nient'altro. Vabbè ragazzi. Vabbè, ma mica. Vabbè, le Olimpiadi se non le fanno nel 2020 noi non le vedremo più per l'età che ci abbiamo. Noi... Nel 60 non ero nato, queste come ne vedrò, non vedrò le Olimpiadi. Tu nel 60 ne eri nato? No, 62 più. Ciao Francesco. Ah sì? Ah, sei più giovane di me. Non sembra però. No, no, oh, c'è Tragliatella! Eccolo! Tu che ne pensi delle Olimpiadi? Allora, le Olimpiadi hanno fatto benissimo. Oh. Perché? Innanzitutto dobbiamo sistemarci noi, tutti. Poi forse quando ci avanzerà qualche soldo, ma che no, perché uno dice, che ne perché mai, uno no? dice se davvero. Tanto me dà tanto, se la Grecia ha organizzato nel 2006 è nata a fondo, ma vedi, una cosa scaramante 2006 no, vedi come stanno oggi vicine ravvicinate quindi sì, io... ma fortuna che ci abbiamo questi tecnici, perché se ci avevamo altre persone era fatto tutto, mega qui, mega lì, quindi, alla fine poi... Sì, sì, deduciamo che Tragliatella è pro questo governo. Beh, a me, però devo essere sincero, a me mi sarebbe piaciuto. Già Buffi l'avevamo fatti quando abbiamo a me mi sarebbe piaciuto. Quello dei nuoti, del nuoto. È una Buffi. Che ci fa onore. Vabbè, devo chiudere ragazzi, devo chiudere. Ciao a tutti. Salutaci papà. Non sbaglio, i preventivi. 10 miliardi ci vuole. Sì, beh, 10 miliardi poi diventa. 30, è 30, è come se tu vai al tappezziere e dici guarda il tappezziere qui. Olimpiadi sì, Olimpiadi no. Sì o no? No! Oh, mi sei. Brava!